Il libro di Giosuè. Il nome in ebraico è Giosuè, greco Jesus, latino Giosuè, ed è un testo contenuto nella Bibbia ebraica e anche cristiana. Il libro è scritto in ebraico e, secondo l'ipotesi maggiormente condivisa dagli studiosi, la sua redazione definitiva ad opera di autori ignoti è collocata al VI-V secolo a.C. in Giudea, sulla base di precedenti tradizioni orali e scritte, in particolare della cosiddetta fonte deuteronomista del VII secolo a.C. Il libro di Giosuè è composto da 24 capitoli che descrivono la storia della conquista della terra di Canaan, Palestina, da parte delle 12 tribù guidate da Giosuè, successore di Mosè. Il periodo descritto è tradizionalmente riferito al 1200-1150 a.C. L'indice: c'è un racconto biblico, poi c'è la successione di Mosè, l'attraversamento del Giordano, le conquiste di Giosuè e l'installazione delle tribù. Giosuè invia due spie nei territori di Gerico, città nemica. Come prima cosa, essi passarono la notte in casa di una prostituta, Raab. Venutola a sapere il re di Gerico, intima alla donna di consegnare i due uomini, ma Raab li nasconde e inganna dicendo che sono fuggiti. Passato il pericolo, Raab racconta ai due uomini che la fama dell'esodo degli ebrei, la loro protezione divina e del loro sterminio degli amorrei ha riempito di terrore gli abitanti, e dopo essersi fatta giurare dai due uomini che risparmieranno la sua vita e quella della sua famiglia, li fa fuggire attraverso le mura della città. Il primo ostacolo è il fiume Giordano. Giosuè fa avanzare l'arca dell'alleanza portata dai sacerdoti davanti al popolo. Il fiume arresta miracolosamente il suo scorrere e permette l'attraversamento dei conquistatori israeliti. Giosuè erige un monumento di 12 pietre sulla riva ovest a Galgala. Galgala sarà il punto di partenza per tutte le conquiste successive. La città antica di Gerico costituisce la prima conquista degli israeliti sotto il comando di Giosuè. Il testo della Bibbia racconta che le mura della città sono cadute dopo che i sacerdoti hanno girato 7 volte per 7 giorni attorno alla città suonando lo shofar. La città viene rasa al suolo ed una maledizione viene pronunziata contro tutti gli abitanti di Gerico. Tutti gli abitanti sono uccisi, ad eccezione della famiglia di Raab, la prostituta che aveva ospitato le spie ebraiche. In seguito Giosuè conquista Ai e Gabaon. Le conquiste continuano per molti anni, sempre più ad ovest fino a Gaza e a nord fino alla costa fenicia. Dopo la conquista della quasi totalità del paese di Canaan, Giosuè amministra l'insediamento delle tribù e la divisione del territorio. Inizia dalle tribù di Giuda, di Efraim e di Manasse. Caleb
ottiene la città di Hebron. L'arca dell'alleanza è trasportata da Gilgal, dove si trovava dopo il passaggio del Giordano, a Silo. Sarà spostata poi a Gerusalemme dal re Davide. Giosuè crea le città rifugio dei Leviti, ottiene per sé la città di Timnath-Serach. Le due tribù e mezza ritornano alle loro terre all'est del Giordano. Alla fine della sua vita, Giosuè convoca gli anziani e i capi delle tribù, li esorta a non fraternizzare con le popolazioni locali, domanda pubblicamente al popolo di restare fedeli a Dio, il quale si era tante volte manifestato a loro. Giosuè muore all'età di 110 anni e viene sepolto a Timnath-Eres, Timnath-Serah. Dopo la morte di Giosuè, inizia per il popolo ebraico il periodo dei giudici. Il libro in breve. I cinque capitoli del libro ci descrivono la preparazione alla conquista della terra promessa, l'attraversamento del fiume Giordano per entrare nella terra di Canaan, rappresentò il principale punto di svolta per quanto riguarda la fede degli israeliti. Per miracolo di Dio l'acqua che scorreva nel fiume si fermò, permettendo così al popolo di attraversarlo e di raggiungere la terra promessa. Quasi 40 anni prima i figli di Israele avevano affrontato una situazione simile attraversando il Mar Rosso mentre erano in fuga dall'Egitto per nascondersi nel deserto del Sinai. Ma invadere la terra di Canaan attraversando il fiume Giordano richiese molta più fede, perché se attraversare il Mar Rosso per loro aveva significato la salvezza dell'esercito egiziano, attraversare il Giordano invece significava andare volontariamente a fronteggiare le popolazioni bellicose che occupavano il paese. Nei capitoli 6 a 12 leggiamo la storia della conquista del paese, un passo importante alla conquista di Gerico che viene espugnata seguendo gli ordini precisi dati da Dio. L'intera vicenda, che tra l'altro è davvero avvincente, dimostra ancora una volta che nulla è impossibile a Dio, persino far crollare una città fortificata senza utilizzare nemmeno un'arma. Dal capitolo 13 al 22 troviamo la ripartizione delle terre conquistate, mentre negli ultimi due capitoli leggiamo le esortazioni di Giosuè al popolo che aveva guidato la conquista del paese. Non ci furono solo vittorie, ma anche disubbidienze e sconfitte. Il libro di Giosuè mostra che ogni volta che il popolo di Israele faceva affidamento sulle proprie forze anziché su Dio, i risultati erano disastrosi, come pure quando permettevano che il peccato entrasse nella loro vita. Questo scritto ci presenta la fedeltà di Dio, che diede ad Israele la terra promessa, ma anche il fallimento di Israele, che non riuscì a prenderne possesso pienamente. Il concetto chiave del libro di Giosuè non è la vittoria, bensì che è Dio che dà la vittoria. Il Signore diede loro pace da ogni parte, come aveva giurato ai loro padri. Nessuno di tutti i loro nemici poté resistere davanti a loro. Il Signore diede loro nelle mani tutti quei nemici. Di tutte le buone parole che il Signore aveva detto alla casa di Israele, non una cadde a terra, tutte si compirono.